Buongiorno a tutti. Allora, esperimenti con i divisori. Oggi ho voluto provare a affrontare un po' di giochi con i divisori, cioè voglio trovare tutti i divisori di un numero e ho trovato questa formula facendo vari passaggi che ho fatto. Dopo non so se esista già o se comunque l'ho trovata io, però in sostanza è questa. Che sarebbe R meno R fratto n, n in grande, dove R è sempre il risultato dell'operazione precedente e n è la sequenza di numeri da 1 ad infinito. Faccio un esempio per far capire cosa intendo. Qua metto 60 e poi rifacciamo tutto. Ok, allora, divisori del numero. In sostanza, per trovare i divisori, posso semplicemente fare, ad esempio, se il numero è n, è 60, posso semplicemente fare 60 fratto 1, 60 fratto 2, 60 fratto 3, 60 diviso 4, 60 diviso 5 e via così. E provo tutti i numeri per trovare i divisori, oppure ho provato a pensare se si potesse, praticamente dai risultati della prima operazione e via così, quindi i risultati della prima operazione e poi della seconda operazione e via così, riuscire comunque a trovare i divisori, in modo da provare a risparmiare un po' in potenza di calcolo cioè per verificare i numeri molto grandi. Intanto qui provo con dei numeri piccoli per far capire un po' cosa intendo in sostanza. Allora, 60, 60 al 30, al 20, al 15, al 12, al 10, questi con la virgola non sono numeri interi, al 6, al 5, al 4, al 3, al 2. E dopo avrà l'1. Con questo metodo qua, anziché fare appunto diviso 2, diviso 3, diviso 4, diviso 5, utilizzo sempre il risultato precedente. Ad esempio, 60 fratto 1 mi dà 60. Allora qui sotto porto 60, 60 meno 60 fratto 2, quindi utilizzo il risultato sia sul primo valore che sul secondo valore. Il terzo valore invece aggiungo sempre di 1 al valore. Sostanza 60 meno 60 fratto 2 mi darà 30, risultato 30, 30 meno 30 fratto 3 mi darà 20, 20 meno 20 fratto 4 mi darà 15. Qui ho usato il 60 perché ho più numeri in serie, quindi riesco a far capire meglio quello che intendo. Allora, faccio con il 33 che c'era qui prima. Il 33 come divisore ha l'11 e il 3. Gli altri sono numeri con la virgola, quindi non sono divisori interi di 33. Quindi ha l'11, 33, 11, 3 e avrà l'1. Proviamo qui i numeri, ad esempio il 31 è un numero primo, anche il 3. Il 3 ha solo l'1 e basta, quindi il 3 ha 1 e se stesso, quindi è un numero primo. 31 è un numero primo, quindi 31 no, a tutti i numeri con la virgola, tranne 31 e 1. Quindi utilizzando il risultato, qui ho messo le formule, le ho messe qui dentro il foglio Excel, trovo tutti i divisori di un numero. Sotto qui volevo spiegare un po' come sono arrivato a quella formula, che poi magari esiste già, non lo so, io ci sono arrivato così. Allora, questo è classico, cioè 60 fratto 1, 60 fratto 2, 60 fratto 3, e questi sono i vari sviluppi della formula come l'ho fatta per provare a utilizzare il risultato in più posizioni possibili e una sequenzialità di un numero su un altro valore, su un'altra posizione della mia operazione, per provare a utilizzare appunto il risultato sulla formula. Allora, 60 fratto 2 è. Posso dirlo anche che è 60 fratto 2 per 1, mi dà 30. Posso dire anche che è 60 per 1 fratto 2. Utilizzo il risultato 30. 30 fratto 3 per 2 mi dà 20. Sotto 20 fratto 4 per 3 mi dà 15. Quindi, anziché fare così, provo a semplificare. Cioè, qui ho complicato un po'
per utilizzare il risultato precedente come primo dato. In sostanza, qui ho fatto tutto ciò per poter utilizzare qui su queste posizioni qui sempre il risultato della formula dell'operazione precedente. Sia qui che qui sono semplicemente inverse, 30 fratto 3 per 2 oppure 30 per 2 fratto 3. Allora, in questo passaggio qua utilizzo R che è il risultato della formula precedente, delle righe precedenti, meno la formula sulla colonna gialla precedente, meno la formula sulla colonna gialla attuale. In sostanza, R meno 60 per 1 fratto 2, che è questa qui, meno 30 per 2 fratto 3, che è questa qui. Qui ho sviluppato ulteriormente, provato ad andare avanti con i procedimenti, quindi ho fatto 30 meno 60 fratto 2 meno 60 fratto 3, quindi ho eseguito il 60 per 1 e il 30 per 2. Qui ho provato ulteriormente ad eseguire l'operazione, io l'ho eseguita così, poi alla fine vedremo che comunque è corretta. Allora, questa operazione qua, anche se questa non fosse corretta, che secondo me lo è, la posso eseguire anche su questo qua, che è il modo corretto. Ad esempio, 30 meno 180 fratto 6 meno 120 fratto 6. Quindi risulta 30 meno 60 fratto 6. Qui ho voluto ulteriormente complicare le cose, quindi ho fatto 30 meno 60 fratto 2 per 3, che sarebbe 30 meno 60 fratto 6. Vediamo se sono rimasto sulla colonna sulla riga giusta, che sì. Ok, da 30 fratto, cioè eseguo la parte tra le parentesi. Ok, ho fatto solo la parte tra le parentesi, ho eseguito la moltiplicazione. 30 meno 60 fratto 6. Qui ho ricomplicato ulteriormente perché ho voluto dare sia sulla prima posizione che sulla seconda posizione lo stesso valore, quindi il risultato precedente, per avere alla fine una formula più semplice. Allora, 30 meno 30 per 2 fratto 6, che come finale è 30 meno 30 fratto 3. In sostanza, ho ottenuto così la formula R meno R fratto N. Semplifico il secondo dato per renderlo uguale al primo dato, in modo da utilizzare il risultato precedente in due posizioni, ok? Semplifico la terza parte tra le parentesi e la parte finale. Ok? Ok, quindi ho fatto fratto 2 su questa operazione in ambedue le posizioni, quindi è 30 meno 30 fratto 3, ok? Quadra tutto. Questo procedimento qua è valido su tutti i numeri, cioè su qualsiasi valore di n che io vado a inserire, n piccolo che vado a inserire. Ad esempio, se al posto del 60 ci fosse il 30, andrebbe bene uguale, avrei un po' più valori con la virgola da fare un po' di conti, ma è sempre uguale il procedimento. Anzi, per saltare questi valori qua, ad esempio qua ho 30 meno 60 fratto 3 per 2, come l'ho semplificato io. Vedendo l'operazione finale, 30 meno 30 fratto 3, posso dividere lo stesso valore, sia il 60 che il 3 per 2, per il secondo valore dell'operazione. In sostanza viene fuori 30 meno 30 fratto 3, che è questo qui in fondo. Quindi salterei parte dei procedimenti che io ho fatto a suo tempo comunque, dopo che l'avevo individuato su un grafico che avevo fatto, però è funzionale lo stesso anche così. Mi sembra tutto. Facciamo un'altra prova. 29. Il 29 è un numero primo. Proviamo con un numero un po' più grande, anche se non ho messo troppi calcoli qui, quindi non so dove arriverò. Vabbè, che mi basta arrivare fino al 2, dopo il resto è superfluo. 249, dovrei starci. Fino al 3 arrivo dopo. Vabbè, il 2 non ce l'avrò di sicuro perché è un numero
dispari, quindi il 2,49. Al 3 come divisore, quindi non è un numero primo. Vabbè, io ho fatto questo procedimento qua perché quando abbiamo numeri molto grandi, ad esempio con 10 cifre o cose del genere, il computer o il calcolatore cominciano ad avere problemi ad affrontare la cifra. Invece, con questo metodo qua vado a alleggerire un po' il peso perché ogni volta che eseguo un'operazione dimezzo il valore del dato che sto andando ad analizzare. Ed è un po' meglio, a volte creo comunque problemi perché comincio ad utilizzare numeri con la virgola, quindi creo qualche inghippo, cioè si rallenta comunque, però sulla gran parte di numeri diventa comunque molto buono da utilizzare, insomma. Vabbè, grazie di tutto e alla prossima.